I bambini sono un bel lavoro, non si dica che fare il genitore sia una cosa facile. Io sicuramente non so cosa si prova visto che non ho figli, ma sono stato un bambino e ho dato un po' di problemucce ai miei. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia, dove un genitore pensava di aver perso suo figlio da qualche parte. La preoccupazione di un neogenitore può raggiungere altezze disumane di sicuro e se volete anche oggi sedervi prendendo i popcorn o sdraiarvi, o meglio ancora seduraiarvi, allora cominciamo. Andare a fare la spesa con il proprio bambino può essere snervante, specialmente se il genere di questo bambino è maschile. Dai, lo so che la maggior parte dei maschietti siete molto euforici. Le femmine preferiscono starsene in disparte per la maggior parte delle volte e godersi il giro con i genitori. Comunque sia, a volte è anche spaventoso non avere per mano il piccolo. Quasi tutti i giorni vediamo notizie in TV o su internet di bambini scomparsi e ci preoccupiamo sempre di più. Se poi sono notizie locali del nostro paese, beh, i genitori diventano iperprotettivi. E appena si perde un attimo di vista il proprio figlio, il panico assoluto comincia a inghiottire il genitore. Questo è ciò che è successo a una madre amorevole ad un Walmart in Texas. Questa catena di supermercati ha davvero ogni genere di cose ed è pieno, ma proprio pieno, ogni settimana di persone strambe e a volte pericolose. Per quello bisogna tenere attaccato alla propria gamba il bambino. Braydon è uno di quelli che corre spesso e adora scoprire cose nuove e posti nuovi. Era una giornata normale come tante altre. Sua madre voleva portarlo a fare un giretto e comprare il necessario per cose basilari come la sopravvivenza. Insomma, cibo da mangiare e ingerire per permetterci di avere energie. Come già detto, gli piace correre avanti e indietro toccando di tutto e di più. Ma nel complesso è un bravo bambino, sta sempre attaccato a un genitore che si deve occupare di lui in quel momento. Non si azzardava mai ad andarsene troppo lontano. Ma questa era una giornata diversa. Braydon è sparito all'improvviso, un battito di ciglia ed era corso forse via da dietro la mamma come un fantasma. O almeno lei sperava fosse davvero corso via e basta. La cosa peggiore in certi casi è che i rapitori di bambini siano in zona. Come detto prima, Walmart è pieno di persone strambe e sinistre, quindi meglio stare sull'attenti. Aveva cominciato così una caccia senza fine. Continuava a urlare il suo nome in ogni corsia e alcuni avevano deciso di darle una mano, ma niente da fare. Ad un certo punto però le venne in mente una cosa semplicissima che avrebbe dovuto fare. All'inizio, cioè chiedere alla zona informazioni di diramare una richiesta con il nome del bambino. Quando si va nel panico per certe cose è difficile ragionare, quindi non ha pensato alla cosa più ovvia. Andando di corsa verso il banco informazioni però si era dovuta fermare di colpo. Aveva visto Braydon in ginocchio a pregare. Non c'era bisogno di chiedere aiuto. Il suo primo pensiero era di sgridarlo e fargli pentire per ciò che aveva fatto, ma guardando il cartellone davanti al quale stava pregando in ginocchio non era riuscita a dire niente. Anzi, era commossa. In quel punto erano segnati i nomi dei bambini scomparsi e c'era scritto «Ogni minuto conta». Braydon stava pregando per quei bambini. Nonostante avesse pochi anni e facesse solo le elementari, capiva certe cose. Sua madre sapeva di aver cresciuto un piccoletto abbastanza sveglio, ma non immaginava sarebbe arrivato a fare certe cose di propria volontà, senza essere costretto da qualche seduta religiosa la domenica. Si è messa a piangere e abbracciarlo, ovviamente dopo avergli scattato una foto che è diventata virale. Su Facebook infatti migliaia hanno condiviso il post, in pochi giorni tanti avevano cominciato a fare complimenti e alcuni bambini della sua età, pure un po' più grandicelli, si erano messi a pregare per certe cose. Alcune radio importanti del Texas avevano condiviso la notizia e da lì il boom era ancora più grande. Tanti supermercati come Walmart avevano appeso delle foto proprio per far notare i volti dei bambini scomparsi in modo da aiutare i genitori meno fortunati. In Italia un bambino a settimana scompare durante l'anno. E anche se può sembrarvi una cifra da poco, non lo è per niente. Anche solo uno all'anno è una tragedia. Ogni vita conta. Solo il 18%, secondo quello che c'è scritto online, viene ritrovato. Gli altri, beh, chi lo sa. Circa 1 milione in tutto il mondo non fanno ritorno a casa e svaniscono in circostanze misteriose. Certi numeri fanno venire i brividi e per quanto possano essere difficili da leggere, la verità è questa. Non si sa sinceramente se una preghiera aiuterà davvero a ritrovarli, ma sicuramente è un bel gesto per essere stato fatto da un bambino come tanti. Con questo concludiamo. La storia di Braydon spero vi sia piaciuta, almeno un pochino. In quel caso lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.